Bene, buongiorno a tutti. Intanto grazie al Presidente del Consiglio Comunale, alla Sindaca Chiara Appendino, al Consiglio Comunale, a tutti voi per aver in questa giornata successiva al 4 di maggio, al 70° anniversario, avuto la sensibilità di voler ricordare e di commemorare appunto il Grande Torino qui in Sala Rossa, quindi nel posto diciamo più istituzionale di questa città. E quindi grazie davvero. Siamo reduci da una giornata come il 4 di maggio in cui è cominciata molto presto, non molto presto, ma insomma è cominciata alle 10:30 quando ci siamo ritrovati al cimitero monumentale per dare un saluto ai nostri caduti di Superga, perlomeno quelli che sono al cimitero monumentale. Io non ero mai stato al monumentale a vedere di persona le tombe dei nostri campioni e anche di coloro i quali erano su quell'aereo il 4 di maggio del 49, e vedere queste tombe, tra l'altro molto ben restaurate, in questo cimitero monumentale dove non ero mai venuto, è stato veramente per me un momento di grande commozione. E in qualche modo mi ha fatto vedere, diciamo, i grandi campioni del grande Torino, i grandi calciatori di cui ricordiamo le gesta sportive, me li ha fatti vedere come persone, come uomini. Mi ha fatto capire ancora di più quanto erano importanti, evidentemente, per i familiari, che molte volte, in qualche modo, è un lutto talmente collettivo che ha coinvolto un popolo intero, ma non soltanto Granata, ma il popolo italiano, che a volte i familiari quasi vengono espropriati della loro vicinanza e del loro dolore. In realtà, appunto, prima di tutto parliamo di uomini, parliamo di persone giovani che avevano il mondo in mano, che avevano un sacco di sogni. Mi ha fatto piacere anche rivedere, diciamo, le singole facce di tutti i calciatori del Grande Torino, vedere quelle facce, quegli occhi, quei sorrisi, quella voglia di far bene, che veramente è stato un qualcosa di davvero molto speciale. Quindi per me questo 4 di maggio è stato un 4 di maggio assolutamente diverso dagli altri, molto più vicino proprio alle persone, perché dei campioni sappiamo tutto, diciamo, sappiamo tanto. Poi non c'era la televisione, non c'erano questi mezzi di comunicazione che vivisezionano tutto, e quindi qui abbiamo purtroppo soltanto alcune immagini, le fotografie, però queste foto sono veramente delle foto straordinarie, no? Che ti rendono proprio la faccia, gli occhi, i sogni che avevano, i desideri che avevano, sono veramente speciali. Poi la giornata è proseguita con la messa in Duomo, e anche lì è stato un momento davvero molto, molto bello. Poi anche ritornare nel Duomo, che ha visto i funerali del Grande Torino del 1949 davanti a non so quante migliaia di persone, centinaia di migliaia, 600-700 mila, forse anche 1 milione. La città era totalmente ferma, paralizzata nel ricordo, nel dolore appunto per questa scomparsa dei 31 che erano su quell'aereo. Poi Superga, una Superga che non ho mai visto così piena di gente, così piena di gente che aveva voglia di testimoniare il fatto che c'era in questo anniversario dei 70 anni. E poi il finale è stato alla Mole Antonelliana, messa a disposizione dal comune e dalla sindaca, dove c'è stata la proiezione di questo bellissimo programma realizzato da Federico Buffa, da Sky, che Tutto Sport ha voluto mettere a disposizione di chi avesse il piacere di vederlo, e c'è un racconto del Grande Torino veramente straordinario. Quindi, insomma, una giornata davvero di un'intensità incredibile.